2009. I Big Three di Shonen Jump sono in piena forma. One Piece arriva alle soglie dell'importante arco di Marineford, Naruto vive un momento di grazia con lo spettacolare combattimento contro Pain e in Bleach impazza lo scontro con Ulquiorra. Momenti fortemente positivi per lo shonen di casa Jump che continua a regnare incontrastato sul mercato di settore. 4-4 sulle pagine di Besatsu Shonen Magazine dell'inossidabile Kodansha fa la sua comparsa un fumetto caratterizzato da nemici mostruosi e un senso di pericolo costante per i personaggi. Shingeki no Kyojin di Hajime Isayama. 2013. Dopo essere stato nominato al Taisho Award nel 2011, avendo comunque conseguito il premio di categoria di casa Kodansha, l'attacco dei giganti è oggetto di una trasposizione animata che rimarrà nella storia per la sua capacità di portare l'animazione giapponese anche agli occhi dei non appassionati. In men che non si dica, le vendite si innalzano fino alle stelle al di fuori del Giappone, le fumetterie vengono prese d'assalto da stormi di teenager affamati di morte e disperazione. Penso che tutti si ricordino ancora con quanta velocità i tankobon della Panini andassero esauriti, no? Le motivazioni, a mio avviso, sono principalmente due. La storia di Isayama appare subito fresca, dettagliata e soprattutto ben narrata. La terra in cui spopolano i giganti viene raccontata col desiderio di spiegare e convincere, lasciando che il lettore venga davvero a contatto con una realtà incerta e pericolosa. Quello di Attack on Titan non è un mondo piacevole e l'autore tende subito a chiarificarlo, calcando sulla paura del contatto con esseri non capaci di comprendere. Questa intensità deriva dall'aver guardato con occhio indagatore ad una propria esperienza personale, un incontro con un ubriaco che lo ha terrorizzato. Isayama ha infatti raccontato molte volte di aver collegato mentalmente situazioni presenti nel manga ad eventi realmente accaduti. Come fumettista vuole parlare della paura dell'altro, premendo moltissimo sull'emozione per farlo. Le differenze che lo separano dal Batto Shonen lo rendono inoltre oggetto di forti attenzioni da parte del pubblico mainstream, di certo non abituato a questi toni. 2. Dei Big Three, solo One Piece è rimasta sulla rotta giusta. Sia Naruto che Bleach, entrati nei rispettivi archi conclusivi, hanno perso lo smalto e specialmente quest'ultimo si ritrova spesso e volentieri a centro classifica nei rating settimanali. Il Battle Shonen classico, quello generato da Dragon Ball, perde sempre più colpi, al punto che Shonen Jump si ritrova a chiudere ben più serie di quante ne apre. La redazione ha provato in più modi ad intercettare il gusto moderno, proponendo il battle alternativo Shokugeki no Soma e l'ultima bizzarra serie di Yusuke Matsui. E per ora la situazione sembrerebbe sotto controllo. Tra le classifiche di vendita, però, si fanno strada anche un certo Tokyo Ghoul e un certo Terraformers. 2016. Shonen Jump affronta la sua crisi di mezza età. Naruto è finito da ben 2 anni e Boku no Hero Academia sembra capace di calzarne le scarpe, ma si avverte un vuoto forse dovuto al cambiamento di tendenza avvenuto nel pubblico in questi anni. La gente non si accontenta più dei soliti energumeni che si menano, vuole intense emozioni e una forte componente psicologica, tra mille virgolette. Per questo motivo è per far fronte al sempre più elevato numero di lettori adulti che leggono Jump, prima della conclusione di Bleach nel numero 35 vengono pubblicate 2 nuove serializzazioni. Kimetsu no Yaiba, una classica storia di cacciatori di demoni fortemente connotata da un'atmosfera dark e cruenta, e The Promised Neverland, un vero e proprio caso editoriale. 13° nelle vendite totali del 2017, un anime in arrivo e pubblicazioni in tutto il globo. Tutto questo per un manga che su Shonen Jump 10 anni fa non sarebbe mai potuto comparire. Emma ha 11 anni, vive in un orfanotrofio, ignara di ciò che c'è fuori, ma è contenta di passare le sue giornate assieme ai propri compagni e alle responsabile Madame Isabelle. Quando fa per ridare un peluche ad una bambina appena adottata, ne scopre però il cadavere assieme all'amico Norman, venendo a conoscenza della terribile verità che Isabella gli c'era da sempre. Gli orfanotrofi sono delle fattorie in cui i bambini vengono cresciuti e poi selezionati da creature mostruose che vogliono semplicemente mangiarseli. Assieme a Norman e Ray, un altro orfano, inizia quindi a sviluppare un piano per uscire fuori dall'orfanotrofio. Pochissime battute, atmosfera tesa come la corda di un violino, 0 combattimenti fisici e tanti, tanti ragionamenti. Al di là di Death Note e pochi altri esperimenti, non si era mai visto sulle pagine dell'ammiraglia di Shueisha un fumetto tanto pesante e cruento. E non che ce ne siano poi così tanti
avanti col coraggio di mettere una bambina morta in attesa di essere brutalizzata nel primo capitolo. La necessità di provare nuove strade oltre alle solite, quindi spokon, commedie erotiche e battle, ha portato al soggetto di Kaiu Shirai a puntare su un titolo tanto insolito con caparbietà. Anche qui i motivi sono due: sono diventato un personaggio di Kill la Kill. La Shirai è una narratrice estremamente attenta. I numerosi infodump che connotano la serie dovrebbero risultare pesanti macigni, ma sono invece tanto interessanti e coinvolgenti nello spiegare i misteri del mondo circostante e i brillanti intelletti dei protagonisti da essere un'importante forza motrice. Già dal primo arco si parte in quinta, inscenando un'esaltante sfida tattica tra Madame Isabella e il trio di bambini. Uno scontro di menti che mostra le particolarità del fumetto e apre una storia dal respiro più ampio. Quella debolezza dell'essere umano, costrettosi volontariamente a cedere la propria progenie per sopravvivere, viene affrontata senza timore di risultare eccessivi e passare i limiti. Nel tratto della Demizu si avverte l'urgenza viscerale di raccontare una storia carica di significato, una sorta di crociata dei bambini in chiave moderna che riprende anche la tematica tutta nagayana della mostruosità dell'essere umano. 2. Da qualsiasi lato la si voglia vedere, il concetto di Battle Shonen come dominatore del mercato sta lentamente decadendo. One Piece domina sempre le classifiche, Boku no Hero Academia si è ritagliato uno spazio importantissimo, ma salvo eccezioni le riviste iniziano a puntare sempre di più a contenuti differenti, sia per diversificare maggiormente l'offerta, sia per andare incontro alle attuali tendenze che sono sempre più vicine al tipo di opera rappresentato da Promised Neverland. Per sostituire un genere così importante per l'intero settore fumettistico giapponese ci vogliono anni e anni di transizione, per cui non crediate che sia finita l'era del Battle Shonen. Sarebbe un'affermazione scorretta ed avventata, visto che ancora oggi svariati esponenti di questo genere sono tra i titoli più letti. È pur vero però che più si va avanti, più si fatica a trovare dei nuovi brand davvero forti per sostituire quelle vecchie. Trovare un nuovo Dragon Ball ad esempio sembra quasi impossibile, infatti si fa di tutto per spremere fino all'ultima goccia il brand. Per quanto Jump ci provi con titoli come Black Clover e riesca anche ad ottenere delle vendite abbastanza sufficienti, l'accoglienza del pubblico non è più la stessa. The Promised Neverland quindi rappresenta un'occasione importantissima per il colosso dello shonen. Aprirsi ad una fetta di mercato costantemente in crescita è un'azione necessaria per una rivista di questo genere e di questo prestigio. Crea un precedente fondamentale, supportato dall'alta qualità della serie. Diventerà un nuovo Big Three? Non ci scommetterei, francamente. Influenzerà decine e decine di autori? Può essere, come anche no. Ciò che so è che la sua pubblicazione è arrivata al momento giusto, in un momento storico con un assoluto bisogno di vedere una delle più grandi riviste a fumetti dell'intero mondo cambiare e iniziare ad adeguarsi ai tempi. Questo è un video che avevo scritto prima di Lucca, ma non sono riuscito a registrarlo in tempo, per cui ve lo puppate adesso. Da quando ho scritto quel video in cui parlavo di Togashi e di Shonen Jump, mi era venuta un po' in testa l'idea di parlarne ulteriormente, perché si tratta di una rivista molto seguita, molto conosciuta, ma di cui in realtà non è che si sappia poi così tanto a livello di pubblicazioni, in quanto ciò che riceviamo qui in Italia non è quasi mai l'intero corpus di opere che la compone. Al momento, per esempio, Promised Neverland è arrivato in Italia recentemente grazie a J-Pop, ma Kimetsu no Yaiba è stato annunciato soltanto recentemente da Star Comics. Per cui capire a fondo quella che è la situazione di questa rivista nella madrepatria non è così facile come potrebbe sembrare, e sinceramente non sono neanche così sicuro di riuscire a farcela io. In questo caso le opinioni che ho esternato nel video vengono dalla lettura delle opere più recenti. Ho nominato Promised Neverland, ma avrei potuto citare anche un Dr. Stone per prenderne un altro. Tutti i titoli che si differenziano abbastanza dalle classiche pubblicazioni di Jump, portando l'intera rivista molto più vicina ai tempi, cosa che purtroppo sembrava non essere più capace di fare, perché probabilmente ne parleremo un'altra volta, ma il Battle Shonen che continua a propinarci non è così nuovo come sembra, anzi è molto legato alle radici e alle origini. E insomma, siamo nel 2018, per cui
ci sarebbe bisogno di un battle shonen moderno come lo può essere un Hunter x Hunter e come cerca di esserlo in un certo senso Boku no Hero Academia, ma anche diversificare le proprie pubblicazioni uscendo fuori dal proprio seminato e promuovendo opere di questo tipo che hanno contenuti decisamente più profondi della maggior parte. È una grandissima occasione sia per il pubblico che per chi pubblica, perché si può crescere insieme. Io chiudo qui. Abbiamo aperto il canale Instagram di Anime e Manga Ita perché avevamo già poche cose, quindi seguiteci, vi lascio qui il nick, è a.mi.ita, e vi esorto come sempre a lasciare un like, farmi sapere se il video vi è piaciuto con un commento, esprimermi le vostre opinioni in merito, naturalmente ne chiacchieriamo qua sotto, e condividere questo prodotto se volete farlo conoscere a più persone. Io vi saluto e vi rimando ad un prossimo video. Adesso abbiamo un po' di cose da mettere. Avremo a breve metterò il video di Luca. Poi c'è un'intervista ad un certo mangaka di nome Shintaro Kago. E poi qualcosa di nuovo, diciamo. See you Space Cowboys.